Antonio Di Pietro, pensione. Ecco quanto prende al mese. Il giornalista Mario Giordano nel suo nuovo libro Sanguisughe. Le pensioni d'oro che prosciugano le tasche, mette sotto la lente le pensioni percepite da alcune personalità pubbliche italiane, tra cui l'ex magistrato e deputato Antonio Di Pietro. Il libro di Giordano affronta il tema delle cosiddette pensioni d'oro, sostenendo che queste siano un onere eccessivo per le finanze pubbliche. Antonio Di Pietro percepisce da quando ha lasciato la magistratura nel 1995, all'età di 44 anni, una pensione mensile di circa 2.644,57 euro lordi, equivalenti a 1.956 euro netti. Questa somma, secondo Giordano, è quasi 5 volte superiore alla pensione minima, e si somma all'attuale stipendio da parlamentare, senza subire decurtazioni. Giordano critica questa situazione, sottolineando una certa ipocrisia nelle posizioni di Di Pietro, noto per le sue campagne contro i privilegi. Nel libro, il giornalista suggerisce che Di Pietro, nel corso della sua vita, riceverà molto più dal sistema pensionistico di quanto vi abbia contribuito, evidenziando come questo sia emblematico dei problemi strutturali delle finanze pubbliche italiane. La questione sollevata da Giordano apre un dibattito più ampio sul sistema delle pensioni in Italia, specialmente quelle elevate percepite da ex politici e funzionari pubblici, che continuano a essere un argomento sensibile e di grande interesse pubblico. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!